non ha fatto solo quello, no, non ha fatto solo quello, ha fatto anche tante altre cose bellissime, solo meno famose, perché non sono andate in TV. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui noi parliamo di fumetti e di cose nerd. Oggi vi porto una graphic novel di Martin, George R.R. Martin o R.R. Martin, dipende da come la volete leggere voi. Lo scrittore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che chi di voi è più attento avrà sicuramente visto anche su Netflix, con un prodotto che è passato un po' sotto banco perché non è che è stato così famoso, Il Trono di Spade. Non ha fatto molto successo. Scherzi a parte ragazzi, George R.R. Martin non è famoso soltanto per quello, ha fatto tanto altro, e una delle cose che ha fatto è questo Starport. Starport è un'opera di Martin che però, da un certo punto di vista, è molto simile a quello che è successo a Zardo. Andatevi a rivedere il video di Zardo che ho fatto un confronto Zardo, fumetto dei Miz, ma vedetevi la parte di Zardo. Zardo è stato un progetto recuperato per puro caso, perché quando Sclavi, che è l'autore di Zardo, ha fatto il film nero, quel film prevedeva anche un fumetto, solo che si è perduto. A un certo punto della produzione, non si sa come, non si sa perché, si è perduto. L'hanno ritrovato ultimamente, un paio di anni fa, e hanno deciso di farcelo questo fumetto. Ed è strano, perché è un fumetto uscito adesso, con una tecnica visiva di disegni di adesso, però con un soggetto pensato per gli anni 90. Quindi è molto particolare. Questa graphic novel ha avuto una storia molto simile, cioè è stata pubblicata molto molto dopo la sua naturale scrittura. Quindi è un po' strana, nel senso, siamo in una società futuristica, questo Starport, dopo che, non farò spoiler, non vi voglio fare spoiler, è una graphic novel che costa 25 euro, non mi pare il caso di fare spoiler. Comunque, siamo in una società futuristica, nel 2000, quando? Non lo dice neanche di preciso, una società futuristica. A un certo punto succede che durante il Super Bowl americano, la finale del campionato di football americano, durante il Super Bowl un'astronave aliena atterra nel campo. Si verrà a scoprire che è una delle 314 razze facente parte dell'Armonia dei Mondi, cioè una congregazione, un insieme, un'unità di mondi, tutti diversissimi, che hanno raggiunto un certo grado tecnologico e sociale e che hanno deciso di unirsi per stare in armonia. La razza umana sarà la 315esima razza a far parte di questa armonia. Starport perché? Perché sono stati creati tre astroporti sulla Terra. Il più recente e il più complicato da costruire è quello di Chicago. Mi veniva Detroit, non so perché. Di Chicago. In questa graphic novel si parla della difficoltà di integrazione fra questi alieni che iniziano a bazzicare, si dice, cioè iniziano ad arrivare in modo turistico anche sulla Terra, e gli abitanti della Terra stessa, che ancora, da quello che pare, non sono provvisti di tecnologia per comunque rendere il favore, per andare fuori dal proprio pianeta, dal pianeta Terra, ed andare a esplorare l'universo. Questo perché, da quello che sembra, non si dice, ma da quello che si intuisce nella storia, ogni tecnologia di ogni razza è tenuta strettamente segreta da quella razza e deve essere acquisita tramite
scambi commerciali. Difatti il fulcro di tutta la graphic novel è una sorta di batteria potentissima, in grado, una pila di quelle che si usano dentro agli orologi di un tempo, in grado di tenere accesa una città per più anni, una cosettina così piccola, che potrebbe risolvere i problemi di approvvigionamento elettrico della Terra, ma che deve essere scambiata con altro, e quindi c'è al centro questa trattativa. Il bello di questa graphic novel è che fa vedere chiaramente il problema di questa apertura di mondi. Fa capire che gli alieni, ci sono degli alieni buoni, degli alieni meno buoni, degli alieni tolleranti, degli alieni intolleranti, stessa cosa che succede all'interno della società umana, delle persone che ambiscono a diventare quasi come gli alieni, quindi ci sono degli alieni che sono dei guerrieri, degli alieni che sono dei burocrati, degli alieni che invece sono dei privilegiati, ricchissimi, come ci sono i poliziotti. Si basa tutto quanto all'interno di un'inchiesta della polizia di Chicago, di questo posto di polizia di Chicago, che si occupa appunto dello spazioporto, ed è un bel quacerbo di culture, di pensieri, e quindi la storia potrebbe essere intrigante. Il problema però è che è una storia che sa un po' di gli anni che, cioè, dà il fianco agli anni che porta. È una storia che è un po' lenta, è un po' vecchia e non si approfondisce tantissimo. Lo dice anche il tizio che è passato con il motorino. È una storia che non è molto profonda da questo punto di vista. Ha anche una parte comica molto importante, che però invece di aggiungere qualcosa toglie attenzione, toglie drammaticità, toglie concentrazione su quello che poi sono i personaggi. Oltretutto i personaggi sono tantissimi. Non riuscirete sicuramente dopo la prima lettura a ricordarli tutti, a ricordare i nomi, a ricordare quello che fanno e quello che non fanno, anche perché hanno dei comportamenti diversissimi e non si riesce ad approfondirli più di tanto. Proprio perché, nonostante la graphic novel è bella, la soltanto in faccia, è bella paccuta, c'ha un sacco di pagine, oltretutto mettetecelo il numero della pagina, ma come faccio io a capire dove sono arrivato, che ho letto, eccetera? Non ci sono i numeri delle pagine. O so io che sono scemo che non l'ho trovati, ma qui non ci sono i numeri delle pagine. Come cavolo si fa a leggere una cosa senza nemmeno un indice? Vabbè. I capitoli ci sono ogni tanto, ma non ci sono i numeri delle pagine, quindi lo dovete lasciare aperto praticamente per non perdere il segno. Vabbè, a parte sta cosa. O utilizzare un segnalibro, quello sì, ma io non li uso mai. E quindi la storia è decisamente complessa. Una storia complessa che non è accompagnata da disegni impeccabili. Nel senso, è una tecnica che a me non garba tantissimo. Io l'ho comprato appunto perché c'era il nome di Martin, perché era una storia spaziale e perché comunque era in grande formato, lo volevo vedere, ma i disegni onestamente non mi hanno attirato più di tanto. Sono anche loro figli del loro tempo, sinceramente. Sembra al secondo sguardo uno di quei vecchi videogiochi di ruolo tipo Monkey Island, Indiana Jones e l'ultima crociata. Questi qua, quelle adventure grafiche che si vedevano negli anni 90 su computer come gli Amiga e gli Atari e i primi PC, ma che appunto sono rimessi in forma di graphic novel. Diciamo, non sono brutti i disegni, non è quello, soltanto sono un po' piatti e non riescono, ma questo anche appunto perché
sono strozzati e la storia è strozzata, non riescono a caratterizzare benissimo i personaggi, che sono tutti quanti un po' lasciati lì, molto in superficie, molto molto in superficie. Io me la sono letta in due volte, non sono riuscito a leggerla tutta d'un fiato, sinceramente, perché a un certo punto non riuscivo più a capire, non riuscivo proprio più a leggerla. Ci sono anche nomi complessi, quelli degli alieni, che prima di acquisirli è complicato, e quindi poi quando si nominava qualcuno mi doveva tornare indietro, riuscire a capire chi era, per riuscire a capire bene quello che stesse succedendo. Insomma, ve lo dico chiaramente, l'avessi letta non l'avrei sicuramente comprata per tenerla in libreria, avrei speso questi 24 euro per qualcosa di più godibile per me, sinceramente. E avessi saputo fosse una cosa del genere, avrei sicuramente preferito la versione ebook che è disponibile. E la cosa che mi dispiace parecchio è che io, per esempio, e ve l'ho detto nell'altro video, l'ho comprata un venerdì, poi sono andato a casa al mare, non me l'ho supportato perché è un tomo, e invece lì l'avrei voluto leggere. Fosse stata una versione per ebook disponibile dopo che uno ha acquistato appunto il volume, l'avrei potuta leggere. Sì, lo so, purtroppo sono comodo, non mi riporto sti mattoni nello zaino, perché poi me lo devo portare presso sempre lo zaino e non mi va. Comunque, ragazzi, se l'avete letta, scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io onestamente non l'avevo ancora mai vista, ma è già uscita da 6-7 mesi da Mondadori. Però se l'avete letta, scrivete nei commenti, perché mi interessa scambiare due parole con qualcun altro che l'ha letta, per anche sottolineare delle cose un po' più spoiler che invece qui non v'ho voluto dire. Comunque, la fine è la cosa peggio di sto racconto, cioè veramente la fine è buttata lì in modo pessimo, non mi è piaciuto per niente. Vissero tutti felici e contenti da Martin, non me lo aspettavo per niente. Ho fatto un mezzo spoiler, che volete? Siete arrivati qua al video, ve lo meditate. Ciao belli, mettete un like, nonostante tutto, condividete il video con gli amanti di Martin, che forse avranno più voglia di leggere una cosa differente del loro autore preferito, e soprattutto iscrivetevi se non siete iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.